quello che stiamo riprendendo non è un tramonto, è l'alba, anzi una corona che è spuntato al sole. Di fianco a me c'è un cadavere di nome Marco che non riesce neanche a parlare. Sono le 5 del mattino e siamo in partenza. Per i tre templi che ancora oggi vediamo e che si sono conservati per 2500 anni. Quadri settecenteschi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Finalmente siamo arrivati. Una location un po' diversa rispetto al solito. Ciao. E c'è sempre comunque mia moglie che mi segue, non riesco ad abbandonarla in tangenziale. Abbiamo deciso di fare una piccola vacanzina, uno stop dalla vita frenetica e lavorativa, quindi per qualche giorno ci godiamo anche noi il sole e il mare. Se siete curiosi di sapere dove Marco siamo, mare. La vedo difficile. Continuate a vedere il video e scoprirete dove siamo, altrimenti abbiamo deciso di pubblicare qualche storiella su Instagram. Se siete curiosi di sapere in che location abbiamo deciso di spendere i miei soldi, la signorina e qua vede di essere mi fa andare mi fa andare in bancarotta. Comunque, per quanto invece riguarda le persone che giustamente ci stanno seguendo e hanno delle esigenze immobiliari, noi comunque ci siamo, cioè io e lei siamo in vacanza, quindi non rispondiamo al telefono. Il mio staff è comunque sempre operativo, quindi se avete delle esigenze immobiliari comunque sarete comunque seguiti, chiamate sempre il mio staff o contattatemi privatamente. Intanto ci sono i colleghi che hanno il link alla pagina e possono tranquillamente rispondervi. Quindi se ricevete dei messaggi da parte mia non sono io a scriverli, non è neanche lei, ma è il mio staff, perché mi sequestra il telefonino, ha deciso di sequestrarmi il telefonino. Esatto, l'unico modo. Posso soltanto fare delle clip ogni tanto. Alice in versione turistica. Cos'è che sono questi? Gli altari. Fai la spiegazione, dai. Adesso facciamo il sacrificio, se stavi sull'altare. Mi devo sacrificare? Sì. Mettili sopra e facciamo, ti togliamo le mani. Pensavo qualcos'altro. Mi è andata bene allora. 35 gradi. Anche qui. Se muoio di caldo ci siamo assolutamente fermati un attimo all'ombra. Io sto sudando, non 7 camicie, 15 camicie. Sono un bagno. Dovevi di sudore. Venire in costume. Dovevamo venire in costume. Prima abbiamo visto un pezzettino dove dicevano che c'erano le terme e tutto. Mm-hmm. E solo che adesso non ci sono più, sennò ci stavano tutto. No. Quasi quasi. Non si è conservato un grado di ristrutturazione decente. Sono passati appena 1000 anni. Le costruzioni che hanno fatto hanno retto abbastanza, no, di più, Marco, perché siamo nel... 500 anni. È vero. Sono ah, questo cose. Qua è del 460 avanti Cristo. Sì. Tempio di Minerva. Tempio di Minerva. Le bellezze del territorio italiano. Alla fine tanta gente prende viaggio per il mondo, va all'estero. Invece qua è pieno di turisti stranieri che fanno la figura per venire a visitare la nostra Italia. Per noi Sandra Costa. Prendiamoci, andiamo a fare migliaia e migliaia di chilometri. Questi luoghi, ripeto, andatevi a vedere il nostro Instagram dove abbiamo pubblicato altri dettagli di questa vacanza che non andremo a mettere sul blog, tanto sotto in descrizione lasciamo anche quel link. Dai, ti sta bene quel cappello? Mi piace, però c'è un altro cappello da proporti. Mettitelo bene. Ma aiuto. Giralo, giralo, aspetta, no, giralo così. Oh, così, così sei bellissima. Ma che bella. Una Minerva. Un'opera d'arte. Allora, quale cappellino scegli?
Io invece il mio cappello me lo sono già scelto. Mi lascio immaginare. Ma tanto non lo metto sul blog, lo metterò solo su Instagram il mio cappello. Assolutamente. Girati! Signori, cosa ne pensate? L'americana Parigi. Eccoci. Super segno. Poi ho visitato tutta la mattina, anche oggi pomeriggio siamo stati in giro tutto il pomeriggio. Siamo tornati in albergo e sorpresa! Che bello quando succedono queste cose. C'è scomparso l'ebook. Ovviamente dell'hotel nessuno sa niente. Nessuno sa nulla. Però è scomparso. Stamattina l'ho messo sopra il tavolino. Ho detto, beh, chi mai potrà prendere un ebook? Cioè, insomma, un lettore per ebook non è che abbia un valore così alto assolutamente. E più per i documenti ovviamente che avevo sopra. E torniamo adesso in camera, non c'è più da nessuna parte. Marco si è messo sotto la doccia per non pensarci più, perché abbiamo già fatto, ovviamente siamo andati già a parlare alla reception, abbiamo già parlato anche con i carabinieri, e quindi niente, l'ebook non c'è più, nessuno sa che fine ha fatto. E mi sa che ci arrangiamo come al solito. Pace, cose che succedono e nulla. Adesso da stasera metterò il PC nella cassaforte, perché se ci rubano il PC diventa un pochino più complicato. L'ebook, pazienza. Il mio libro si è interrotto a metà. Lo trovo di nuovo a comprare. Non è tanto quello, che dispiace proprio il tutto, perché rovina un po' l'essere in vacanza. Vabbè, purtroppo sono cose che possono succedere.